Buongiorno da Obiettivo News. Oggi, 15 agosto, è l'Assunzione della Vergine Maria ed è la giornata di Ferragosto. Non è una festa laica in origine, quella del culmine dell'estate, ma una festività religiosa in rosso sul calendario. La festa è tutta italiana, negli altri paesi la festività estiva per eccellenza è nella notte di San Giovanni, fra 23 e 24 giugno. La Chiesa Cattolica ha indicato la festività del 15 agosto come data dell'Assunzione della Vergine Maria. Il passaggio diretto anima e corpo della Madre di Gesù in paradiso al termine della sua vita terrena. Gli ortodossi celebrano in questa data la dormizione di Maria, come se la Vergine non fosse morta, ma fosse caduta in un sonno profondo prima di essere assunta in cielo. I protestanti non credono nell'Assunzione, non presente nella Bibbia. La storia è però sempre più antica, del VII secolo in cui è entrata nella tradizione cattolica. Il termine Ferragosto viene dal latino. Se il mese di agosto prende il nome dell'imperatore Augusto, lo stesso vale per la festività di questo mese, che deriva da Feri Augusti, festività istituita sempre ad Augusto nel 18 a.C. Augusto aveva istituzionalizzato le feste dando il nome alle Augustali, che già esistevano nei secoli precedenti, in questo periodo dell'anno. Erano i vinagli, a rustica o i consuaglia, appuntamenti legati alla fine dei lavori nelle campagne. Le vacanze di Augusto, Feri Augusti, erano dunque un periodo di riposo dopo l'attività agricola e comprendevano giochi e festeggiamenti con animali, anche da lavoro e corse di cavalli. Duravano per gran parte del mese di agosto.